I discorsi di Cristo degli ultimi giorni. Parole sulla conoscenza di se stessi. Estratto. Nell'umanità corrotta, la natura essenza delle persone è la stessa, con l'eccezione dei demoni reincarnati o di coloro che sono posseduti da spiriti malvagi. Ad alcuni piace studiare sempre quali spiriti si trovano dentro diversi tipi di persone, ma ciò non è realistico. Concentrarsi su questo può portare facilmente a delle deviazioni. Alcune persone sentono sempre che c'è qualcosa di sbagliato nel loro spirito perché hanno fatto esperienza di alcuni eventi sovrannaturali, mentre altri pensano che il loro spirito abbia un problema perché non riescono mai a cambiare. In realtà, che lo spirito di qualcuno abbia un problema o meno, la natura umana è la stessa. Essa si oppone a Dio e lo tradisce. Anche l'entità della corruzione delle persone è sostanzialmente uguale, così come lo sono le caratteristiche comuni nella loro natura. Alcune persone sospettano sempre che ci sia qualcosa di sbagliato nel loro spirito e si domandano: come ho potuto fare una cosa simile? Non lo avrei mai immaginato. C'è qualcosa che non va nel mio spirito? Dubitano persino di essere stati scelti da Dio e di conseguenza diventano ancora più negative. Alcune persone comprendono le cose in maniera genuina e, a prescindere da ciò che hanno fatto, si concentrano sul cercare la verità e sul riflettere su se stessi in accordo con le parole di Dio. Come ho potuto fare ciò? Che indole ho rivelato? Che natura la controlla? Come posso agire in linea con la verità? Riflettendo su te stesso in questo modo, è facile comprendere la verità e trovare un percorso di pratica, e anche raggiungere la conoscenza di sé. Ognuno ha metodi e percorsi di autoesame diversi. Alcuni si concentrano sul cercare la verità e sul conoscere se stessi, mentre altri si soffermano sempre su cose vaghe e non realistiche, il che rende difficile progredire e semplice rimanere intrappolati nella negatività. Ora devi capire che, a prescindere da cosa sia il tuo spirito, nessuno può vedere o toccare le cose dello spirito. Pertanto, prestarci troppa attenzione sarà solo un ostacolo. L'aspetto chiave su cui concentrarsi è la natura essenza dell'umanità, il che è collegato al discernere le persone. E, se sai discernere la natura essenza delle persone, allora sai discernere le persone stesse. Vedere chiaramente quali cose esistono nella natura essenza di qualcuno, quali indoli corrotte possono essere rivelate e quali aspetti della verità sono necessari per risolverle. Queste sono le cose più importanti su cui concentrarsi quando si crede in Dio. Solo facendo esperienza dell'opera di Dio in questo modo si può ottenere la verità e purificare la propria indole corrotta. Ma come si fa a conoscere se stessi? Come conoscere la propria natura? Si può capire quale sia la propria natura essenza secondo gli aspetti della propria indole che si rivelano attraverso le proprie azioni. Pertanto, la chiave per conoscere se stessi è conoscere la propria indole corrotta. Solo in questo modo una persona potrà comprendere la propria natura essenza, e capire quest'ultima equivale a comprendere a fondo se stessi. Conoscere se stessi è un compito profondo e la chiave della possibilità o meno di essere salvati è come si conosce se stessi. Solo quando qualcuno conosce davvero se stesso può pentirsi sinceramente, accettare la verità con facilità e intraprendere il percorso verso la salvezza. Per coloro che non conoscono se stessi, è impossibile accettare la verità
e tantomeno pentirsi sinceramente. Pertanto, la questione fondamentale è capire la propria indole corrotta. Non perseguite assolutamente la falsa spiritualità. Concentrarsi sempre su cosa sia lo spirito di qualcuno rende facile deviare e rende facile sviare o danneggiare le persone. È realistico che le persone si concentrino sul conoscere se stesse, sul capire la loro indole corrotta e sul vedere chiaramente la natura essenza dell'uomo. Tutto ciò sarà vantaggioso nel risolvere il problema dell'indole corrotta e per la gente nel perseguire la verità e raggiungere la salvezza di Dio. La natura essenza dell'umanità, dopo la corruzione a opera di Satana, è sostanzialmente la stessa, solo con piccole differenze. Questo perché tutti hanno lo stesso antenato, vivono nello stesso mondo e hanno provato la stessa corruzione. Tutti hanno le stesse cose in comune. Eppure, alcune persone sono in grado di fare un tipo di cosa in un contesto e altre persone sono in grado di farne un altro tipo in un altro contesto. Alcune persone sono in un certo qual modo colte, poiché sono state istruite, e altre no, poiché non lo sono state. Alcune persone hanno un genere di punto di vista sulle cose, altre ne hanno un altro. Alcune vivono in un tipo di contesto sociale e altre in uno diverso e hanno usanze ereditate e abitudini di vita differenti. L'essenza delle cose che sono rivelate all'interno della natura dell'uomo, però, è la stessa. Perciò non c'è bisogno che ti preoccupi sempre di che tipo di spirito possiedi o del fatto che si tratti o meno di uno spirito malvagio. È qualcosa che l'uomo non può raggiungere. Solo Dio può saperlo. E anche se l'uomo potesse saperlo, non gli servirebbe a nulla. Non c'è nessun vantaggio nel voler sempre analizzare e riflettere sul proprio spirito. È qualcosa che fanno le persone più ignoranti e confusionarie. Non dubitare di te stesso quando fai qualcosa di sbagliato o trasgredisci in qualche modo dicendo «C'è qualcosa di sbagliato nel mio spirito? Questo è il lavoro di uno spirito malvagio? Come ho potuto fare una cosa così assurda?» A prescindere da ciò che fai, dovresti sempre osservare la tua natura per trovare la radice del problema e cercare le verità a cui la gente dovrebbe accedere. Se esamini il tuo spirito, rimarrai a mani vuote, anche se riesci a sapere che tipo di spirito hai dentro di te, non sarai comunque in grado di conoscere la tua natura né di risolvere i tuoi problemi. Perciò alcune persone parlano sempre di che spirito hanno, come se fossero incredibilmente spirituali o professionali, quando in realtà sono ancora più dilettanti e sciocche. Alcune persone parlano in modo particolarmente spirituale, pensando che le parole che dicono siano così profonde e che le persone comuni non le capiranno. Dicono: «È essenziale che esaminiamo cosa siano i nostri spiriti. Se non abbiamo spiriti umani, allora, anche se possiamo credere in Dio, non possiamo essere salvati. Non lasciamo che Dio sviluppi avversione verso di noi». Alcune persone sono avvelenate e fuorviate quando odono ciò, sentendo profondamente che queste parole sono sensate, e iniziano a esaminare che tipo di spirito hanno. Dal momento che prestano un'attenzione così particolare al loro spirito, diventano ossessive, esaminandolo quando fanno qualsiasi cosa, e alla fine scoprono un problema. Perché vado contro la verità qualsiasi cosa io faccia? Perché non ho neanche un briciolo di umanità o di ragionevolezza? Devo essere uno spirito malvagio. In effetti, con una cattiva natura e senza la verità, come possono gli esseri umani fare qualsiasi cosa che sia in linea con essa?
Non importa se le loro azioni sono buone, non stanno comunque mettendo in pratica la verità e sono ancora ostili a Dio. La natura dell'uomo è cattiva ed è stata corrotta e trasformata da Satana. Semplicemente essi non hanno sembianza umana, si ribellano completamente a Dio e si oppongono a Lui. Egli sono così distanti che non possono fare assolutamente nulla in accordo con le sue intenzioni. Non c'è nulla all'interno della natura innata dell'uomo che sia compatibile con Dio. Tutto questo è ovvio. Alcune persone sono sempre eccessivamente sensibili e attribuiscono grande importanza al fatto di possedere comprensione spirituale o a che tipo di spirito appartengono, e al tempo stesso mettono da parte la questione del comprendere la loro natura. Questo assomiglia a guardare il dito anziché la luna. Non è stupido afferrare ciò che è illusorio mentre si trascura ciò che è reale? In questi anni di studio, hai compreso a fondo le cose dello spirito e le questioni dell'anima? Hai visto com'è il tuo spirito? Se non scavi nelle cose della natura essenza, nel profondo della tua anima, e invece studi sempre il tuo spirito, il tuo studio produrrà forse dei risultati? Non è come un uomo cieco che accende la candela e spreca la cera? Tu metti da parte le tue reali difficoltà e non pensi a come risolverle. Usi sempre metodi disonesti e non fai che riflettere su che tipo di spirito tu abbia. Ma questo può risolvere un qualsiasi problema? Se credi in Dio, ma non persegui la verità, e non ti impegni mai in un lavoro onesto, ma, invece, studi sempre il tuo spirito, allora sei la persona più stupida. Le persone davvero intelligenti hanno il seguente atteggiamento. Non importa cosa faccia Dio o come Egli mi tratti. Non importa quanto io sia profondamente corrotto o come sia la mia umanità. Sarò incrollabile nella mia determinazione di perseguire la verità e di cercare di conoscere Dio. Solo conoscendo Dio si può eliminare la propria indole corrotta e svolgere il proprio dovere di soddisfare le sue intenzioni. Questa è la direzione per la vita umana, ciò che gli umani dovrebbero cercare di raggiungere, ed è la sola e unica via per la salvezza. Ora, ciò che è realistico è perseguire la verità, conoscere la tua natura corrotta, comprendere la verità per liberarti della tua indole corrotta ed essere in grado di compiere bene il tuo dovere in una maniera che soddisfa Dio. Accedere alla verità realtà e vivere la sembianza di una persona autentica. Questo è realistico. Ciò che è realistico è amare Dio e sottomettersi e rendere testimonianza a Lui. Questi sono i risultati che Dio vuole. È inutile ricercare cose che non possono essere né toccate né viste. Esse non hanno niente a che fare con ciò che è realistico e neanche con gli effetti dell'opera di Dio. Dal momento che ora esisti in un corpo fisico, devi dedicarti a comprendere la verità, a svolgere bene il tuo dovere, a essere una persona onesta e a cambiare la tua indole. Queste sono tutte cose che la maggior parte delle persone può raggiungere. Alcune persone, ovviamente, hanno il lavoro degli spiriti malvagi e potrebbero essere possedute da essi. Persone di questo tipo possono essere salvate credendo in Dio? È difficile dirlo, e dipende dal fatto che essi agiscano in modo ragionevole o meno, e che abbiano uno stato mentale normale. La cosa più importante è se essi siano o no in grado di comprendere la verità e di metterla in pratica. Se non soddisfano questo requisito, allora non c'è modo in cui possano essere salvati. Ora, tutti voi avete una ragione normale, parlate normalmente
e non avete fatto esperienza di alcun fenomeno sovrannaturale o anormale. Nonostante a volte i vostri stati siano un po' anormali e alcuni dei modi in cui fate le cose siano sbagliati, queste sono tutte rivelazioni della natura umana. In realtà, questo è lo stesso per le altre persone, solo che il contesto e le tempistiche delle loro rivelazioni sono diversi. Sembra che ora voi abbiate un po' di statura e, dopo aver sentito altri che parlano di questioni e affermazioni dello spirito, li imitate e li seguite, come se voi stessi capiste le questioni dello spirito così bene e foste persone così grandi. Soltanto Dio conosce e controlla le questioni del regno spirituale ed è già abbastanza. Se le persone riescono a comprendere anche solo un po' delle sue parole, quindi come potrebbe mai qualcuno capire a fondo il regno spirituale? Non è forse semplice smarrirsi quando si pensa sempre a cose simili? Oggigiorno tutti hanno questo stato dentro di sé. Sebbene sia possibile che tu non sia sempre intento a discutere seriamente di questi argomenti e che non diventi debole o cada a causa loro, puoi comunque essere influenzato temporaneamente da quelle parole degli altri. Nonostante tu possa non prestare una particolare attenzione a questo tipo di questione, nel tuo cuore sei ancora incline a concentrarti sulle cose dello spirito e, se dovesse arrivare il giorno in cui fai veramente delle cose sbagliate, subendo una battuta d'arresto e facendo un passo falso, allora dovresti dubitare di te stesso, dicendo: «È forse sbagliato anche il mio spirito?» Di solito non dubiti mai e ritieni che gli altri siano assurdi quando li vedi impantanati nel dubbio. Ma se dovesse arrivare il giorno in cui vieni potato o in cui qualcun altro ti dice che sei Satana o uno spirito malvagio, allora ci crederai e, proprio come loro, rimarrai impantanato nel dubbio e non riuscirai a liberartene. In realtà, la maggior parte delle persone è incline a questo problema, poiché quasi tutti considerano incredibilmente importanti le questioni dello spirito e trascurano questioni quali il comprendere la loro natura o l'ingresso nella vita. Questo li rende completamente separati dalla realtà ed è una deviazione esperienziale. Tutti voi dovreste prestare attenzione a conoscere la vostra natura e quali aspetti di essa possano facilmente portarvi a compiere azioni sbagliate o a intraprendere una cattiva strada. E, su questa base, dovreste riassumere l'esperienza e le lezioni. In particolare in termini di servizio, di esperienza di vita e di conoscenza della vostra natura, sarete in grado di afferrare il vostro stato e di crescere nella direzione corretta solo sviluppando una conoscenza più profonda, in modo graduale. Se riesci a possedere questi aspetti della verità e li rendi la tua vita interiore, allora sarai molto più stabile, non farai più osservazioni irresponsabili e arbitrarie su cose che non capisci. Ti concentrerai sulla realtà delle tue parole e condividerai su cose reali. Quando le persone acquisiscono una conoscenza della loro natura e una comprensione della verità più profonde, a quel punto parleranno con maggiore senso del decoro e non più in modo arbitrario. Coloro che sono privi della verità sono sempre sciocchi e osano dire qualsiasi cosa. Ci sono persino persone che, quando stanno diffondendo il Vangelo, non esitano a seguire persone religiose e a parlare in modo blasfemo contro Dio solo per guadagnare un po' più di persone. Non hanno idea di cosa essi stessi siano, né comprendono la propria natura, e non temono Dio. Alcuni credono che questa sia una cosa di poco conto, ma lo è davvero? Quando verrà il giorno in cui riconosceranno la serietà del problema, avranno paura.
Che cosa terribile è essersi comportati in questo modo. Non riescono a vedere fino all'essenza di questa questione e si ritengono persino così saggi e in grado di comprendere qualsiasi cosa. Ma sono ignari del fatto che stanno offendendo Dio e di come periranno. È inutile che tu capisca tutte le questioni riguardanti l'inferno o il regno spirituale se non conosci la tua stessa natura. Ora il punto chiave è risolvere le difficoltà di conoscere se stessi e la propria natura essenza. Devi afferrare ciascuno degli stati rivelati dalla tua natura. Se non sei in grado di farlo, ogni altro tipo di comprensione è vano. È tutto inutile a prescindere da quanto analizzi te stesso per capire che tipo di spirito o di anima hai. Il fattore chiave è afferrare le varie cose nella tua natura che esistono davvero dentro di te. Ora, a prescindere da quale spirito è in te, sei una persona con un pensiero normale, quindi dovresti perseguire la comprensione e l'accettazione della verità. Se riesci a comprendere la verità, allora dovresti agire in accordo con essa. Questo è il dovere dell'uomo. Riflettere sulle questioni dello spirito è semplicemente inutile per te. È futile e non porta nessun beneficio. Oggigiorno, le persone che hanno il lavoro degli spiriti malvagi sono rivelate nelle varie chiese. C'è ancora speranza per queste persone se riescono a comprendere la verità, ma se non riescono né a comprenderla né ad accettarla, allora possono solo essere epurate. Se qualcuno riesce a comprendere la verità, ciò dimostra che costui possiede ancora una ragione normale. E, se comprende più verità, allora Satana non sarà in grado di fuorviarlo o di controllarlo, e c'è speranza che possa essere salvato. Se è posseduto da demoni e la sua ragione non è molto normale per la maggior parte del tempo, allora è completamente rovinato e deve essere epurato per evitare di causare problemi. Per quanto riguarda le persone dotate di una ragione relativamente normale, a prescindere da che spirito abbiano al loro interno, esse hanno speranza di salvezza, a patto che abbiano un po' di comprensione spirituale e che riescano a comprendere e accettare la verità. Nonostante l'uomo possa non avere la capacità di accettare la verità, se una persona ascolta i sermoni in modo efficace, è capace di capire e comprendere quando condivide sulla verità, ha un pensiero normale e non è assurda, allora ha la speranza di raggiungere la salvezza. Ma temo che ci siano persone che non hanno comprensione spirituale o non capiscono le parole umane e che non sono in grado di capire, a prescindere da come gli altri condividono sulla verità con loro. Queste persone sono problematiche e non possono nemmeno lavorare come operai. Inoltre, coloro che credono in Dio dovrebbero concentrarsi solo sulla verità e sul suo perseguimento. Non dovrebbero soffermarsi a parlare, studiare o comprendere lo spirito. Ciò è assurdo e ridicolo. Ora la chiave è se una persona sa accettare la verità, comprenderla e accedere alle realtà. Questo è fondamentale, ma il fatto che una persona riesca o meno a conoscere se stessa e a riflettere su se stessa, o il fatto che essa comprenda la propria natura, è più vitale. È insensato e veramente inutile studiare cos'è il tuo spirito. Se studi sempre cose quali cos'è il tuo spirito, cosa sta avvenendo nella tua anima? Che spirito possiedi? Se esso è di alto grado o di basso grado? Da quale spirito sei stato reincarnato? Quante volte sei arrivato in precedenza? Quale sarà il tuo esito finale o cosa avverrà in futuro? Studiare sempre queste cose interferirà con le questioni importanti. Anche se le studi a fondo, quando un giorno gli altri comprenderanno la verità e accederanno alle realtà,
tu non avrai nulla. Avrai interferito con le questioni importanti e te la sarai cercata. Avrai preso la via sbagliata e avrai creduto in Dio invano. A quel punto chi biasimerai? È inutile prendersela con qualcuno. È tutto causato dalla tua ignoranza.